sono un socio lavoratore della Popolare Idrologia. Diciamo, in questa azienda la prima volta che ho passato la soglia del cancello è nel 1981, iniziando a fare l'autista trasportatore per quanto riguarda i prodotti di questa fabbrica. Dopo 13-14 anni ho finito con il discorso dei trasporti e ho continuato a inserirmi sempre nell'azienda tramite la cooperativa Coplar Idea 2000. E, inizialmente ho lavorato come al carico dei camion nella zona magazzino delle spedizioni, poi secondo i bisogni sia dell'azienda sia della cooperativa mi sono spostato all'interno lavorando come fornitore, come operaio delle pulizie e come qualsiasi bisogno che mi potevano chiedere chi seguiva il nostro lavoro e ci dirigeva secondo le varie cose da fare. In questo momento diciamo c'è anche un po' una grossa difficoltà oltre qui nell'azienda, anche il discorso del Casentino nell'insieme, dove un po' parecchio il lavoro scarseggia, e quindi anche noi come cooperativa ci troviamo un po' in difficoltà, perché praticamente noi diamo il nostro supporto dopo che lavorano gli operai, cioè praticamente in più, e quindi ora come ora diciamo ci troviamo purtroppo nel momento di disoccupazione che non avevamo mai nemmeno fatto idea negli arco di questi molti anni. Purtroppo è una realtà che ce la siamo trovata all'improvviso e sicuramente con una forza, con uno spirito veramente di amicizia prima di tutto e poi anche di unità sul lavoro, ci troviamo qui a cercare di sostenere questa più che giusta causa per ritirare su le nostre piccole finanze e l'insieme della grossa finanza che può essere il Casentino, perché sinceramente non credo che, essendo come si dice in una valle chiusa, gli sbocchi sono pochi, e vediamo se si riapre qualche nuova strada e si riesce, anche se non c'è, a uscire da un tunnel che ci porta un po' a degli sbocchi felici col lavoro e sicuramente di un futuro migliore per noi in questo caso, anche se abbiamo sfruttato buona parte della nostra vita in queste zone, quindi ci abbiamo messo tutto quello che possiamo avere dentro, e riuscire a far vedere magari ai figlioli, a tutti quelli che ai figlioli e poi anche a tutti i ragazzi che studiano, poter cercare nella realtà di dargli uno sbocco sul lavoro. Magari tutti non riusciranno a essere contenti dei lavori, perché probabilmente avranno studiato per altre cose, però perlomeno che ci sia un lavoro da poter vivere degnamente, senza grandissime pretese, però l'importante è esserci e poter continuare a vivere nelle nostre zone che ci hanno dato i natali, la nostra esistenza vissuta qui, anche con esperienze fuori per studi e per diciamo così aumentare l'esperienza visiva e reale della vita per quanto riguarda un insieme di tante città e nazioni diverse. Però a questo punto qui una realtà vera può essere quella di poter rimanere nella nostra zona e tirarla avanti, cercare di svilupparla il più possibile e viverci degnamente con un buon lavoro.